faremo un po' un accenno su quello che è una problematica emergente a cui medicina delle dipendenze sta cercando sempre di più negli ultimi 2 anni, perché se andiamo indietro con la storia non lo ricordi, negli ultimi 2 anni questa domanda è stata fatta frequentemente. La dipendenza da farmaci oppioidi non illegali, cioè quindi non stiamo parlando di eroina, ma stiamo parlando di farmaci oppioidi per il trattamento del dolore. In America vengono chiamati painkillers, cioè i killers del dolore. Problematica assolutamente moderna e l'impressione che siamo solo all'inizio di una storia che ci porterà a vedere nel bene. Negli Stati Uniti questo è il primo problema di abuso di sostanze. Rapidamente, qualche anno fa era il terzo, recentemente è diventato il primo. Vuol dire che negli Stati Uniti questo è un problema di primaria importanza. Che cosa sta succedendo? E perché adesso? Siamo in una fase dove giustamente da parte della società civile e delle associazioni mediche viene portato avanti un concetto sacrosanto. Il paziente con dolore cronico non deve soffrire. Il dolore acuto nel nostro corpo, nell'economia del nostro corpo, ha un significato importante. Se io metto la mano su una superficie che scotta, il dolore mi serve per spostare la mano, perché sennò la brucio. Il dolore cronico non serve a niente. Soffrire cronicamente in maniera importante di un dolore cronico non serve a nulla. E quindi la medicina deve trovare un sollievo per queste situazioni. Diciamo che l'argomento di cui stiamo dibattendo non verte sui pazienti oncologici, sui pazienti che hanno un'aspettativa di vita limitata, perché quelli hanno tutto il diritto di prendere quello che di cui hanno bisogno e soffrire il meno possibile. La nostra attenzione va nei pazienti che hanno un dolore cronico, quindi un'aspettativa di vita normale. Sto pensando agli interventi falliti sulla schiena, per esempio, o altri interventi chirurgici che hanno portato un dolore cronico senza soluzione, o i pazienti che abusano senza motivo, che avevano un dolore molto limitato nel tempo, che però continuano a prendere gli analgesici nonostante il dolore iniziale non ci sia più. Quindi c'è un momento dove si parla tanto di contenimento del dolore, di contrasto al dolore, di facilitazione nella prescrizione di farmaci antidolorifici oppioidi, cioè farmaci maggiori, non stiamo parlando del Voltaren, non stiamo parlando del Moment, stiamo parlando di farmaci importanti, stiamo parlando del Tramadol, del Contramal, stiamo parlando dell'Ossicodone, stiamo parlando quindi dei cerotti a base di fentanile, eccetera. Adesso quindi c'è una cultura che si propone di combattere il dolore, però dall'altra parte non c'è nessuna o scarsa formazione dal punto di vista del personale medico sui fenomeni che portano alla dipendenza e alla tolleranza, cioè all'abuso di questi farmaci. È successa la stessa cosa negli Stati Uniti. Le campagne sono partite prima, adesso stanno partendo in questi ultimissimi anni in Italia, ma negli Stati Uniti erano partite prima, e questo mix di bisogno di dare più analgesici opioidi, ma non saperli usare dal punto di vista della dipendenza e della tolleranza, limitatamente, perché le università formano poco in questo senso, ha creato quel mix di problematiche dove, sto parlando degli Stati Uniti, questi farmaci opioidi sono usciti dalle famiglie, hanno cominciato a usarne i ragazzi che frequentano la famiglia o gli amici dei ragazzi che hanno un anziano o un genitore che prende questi farmaci in casa, e sono diventati farmaci di abuso per tirarsi su, per stare bene, per avere uno sballo come si ha in maniera maggiore chiaramente con l'eroina. E quindi è un momento molto particolare. Questo ha voluto dire che sono aumentati negli Stati Uniti enormemente gli accessi al pronto soccorso per intossicazione, per esempio, da ossicodone o da altri painkillers. Nel 2002, perciò già 10 anni fa, erano 30 milioni di persone negli Stati Uniti sopra i 12 anni che avevano usato painkillers fuori dal contesto medico. Ciò sono numeri veramente molto importanti. Ecco, e perciò noi dobbiamo distinguere due categorie,
dobbiamo distinguere le persone che lo prendono, prendono il farmaco o i farmaci per un dolore cronico e le persone che invece l'hanno preso in maniera diciamo non logica, fuori da contesti di dolore, quindi per solo curiosità o abuso di sostanze psicotrope. Abbiamo quindi un mix fatale dovuto da oppioidi, dolore, dipendenza, e gli ingredienti sono la scarsa attenzione al dolore da parte della classe medica, un aumento della disponibilità di farmaci oppioidi e un aumento dell'abuso appunto di farmaci oppioidi. Mi piace ricordare una frase di Thomas Sydenham del 1680 che dice: tra tutti i rimedi che il buon Dio ci ha donato per rimediare la sofferenza, nessuno è così efficace come l'oppio. Ecco, perciò l'oppio fa sentire le persone meglio, le fa sentire bene e le fa sentire euforiche. Se succede questo, c'è probabilità che questo dia dipendenza. Ok. Perciò abbiamo dati di letteratura attuali che dicono che circa il 10% di chi soffre di un dolore cronico e prende degli oppioidi può sviluppare dipendenza dalla sostanza. Ma oltre a sollevare il problema di questo genere qua, medicina delle dipendenze è in grado di offrire anche un'offerta terapeutica ai pazienti che soffrono di un dolore cronico e prendono alte quantità di opioidi, cioè quella situazione come per le benzodiazepine dove questo rimedio non funziona più. Cioè pazienti che prendono decine di fiali di morfina e questo non fa più effetto, decine di compresse di ossicodone e questo non fa più effetto, che hanno aumentato via via i loro cerotti di durogesic senza avere effetto. Cioè i casi dove si è sviluppata tolleranza, cioè non la dipendenza da dosi normali terapeutiche, che questa è una triste necessità del paziente con dolore cronico che deve prendere opioidi maggiori, ma pazienti che abbiano sviluppato dipendenza, cioè insensibilità ai dosaggi e quindi necessità di aumentare di molto i dosaggi della loro compresa. Per essere ancora più chiaro, il paziente che una volta prendeva due compresse di ossicodone al giorno e stava bene, adesso magari è costretto a prenderne 20 e il dolore è quasi insopportabile. In questi casi qua, dove non ci sia stata una presa in carico efficace da parte dei centri che si occupano di dolore, dal medico di base, medicina di dipendenze, nei casi più gravi, abbiamo avuto persone che prendevano l'equivalente di oltre 1000 fiali di morfina al giorno, per capirci. Ecco, queste persone vivono molto male e un intervento in medicina di dipendenze in regime di ricovero può essere di grande utilità. È uno scenario, ripeto, di cui vediamo solamente l'inizio attualmente, ma questo sicuramente aumenterà di molto. Ecco, questo valida come un'opportunità, medicina di dipendenze può essere contattata per casi di particolare gravità. Naturalmente noi non vogliamo prendere il posto di nessuno, la nostra intenzione di integrarci con eventuali strutture che si occupano di controllo del dolore è massima, non siamo una clinica privata, siamo una struttura pubblica, perciò l'integrazione con le terapie esistenti deve essere al massimo livello, non vogliamo portare via il lavoro a nessuno, ne abbiamo già troppo, però può essere un'alternativa specifica per quei casi che non stanno bene, che hanno sviluppato tolleranza. Che cosa si fa di solito? Si cercano di usare, in base alla nostra esperienza sull'uso delle sostanze d'abuso illecite, si cercano di usare quei farmaci che hanno una minore tendenza a dare tolleranza, pur avendo un ottimo profilo analgesico. Sto pensando al metadone, per esempio, farmaco nato come analgesico prima della guerra, nella seconda guerra mondiale, inventato dai tedeschi proprio in chiave analgesica, e la buprenorfina, che avendo caratteristiche di agonismo parziale si sposa molto bene con una terapia cronica del dolore, solo che però il paziente che già prende alti dosaggi di opioidi, di painkillers, a volte un breve ricovero è necessario per poter dosare e tarare adeguatamente questi
farmaci o fare un passaggio da un farmaco a un altro. In questo senso, medicina di dipendenza è in grado, in casi, ripeto, molto selezionati e molto gravi, di offrire un intervento che deve essere raccordato e naturalmente condiviso con le strutture già esistenti. Il nostro numero telefonico è sempre 045-812-8291. Le nostre rami di intervento sono ben spiegati su www.medicinadipendenze.it. Se avete bisogno, non esitate a contattarci.